Il secondo set della dodicesima serie di Booster 7 tra il Sovrano e Age of Overlord uscirà il 19 ottobre 2023. Al suo interno abbiamo di tutto: nuovi archetipi, retrendi vecchi, supporti per nuovi e inoltre carte staple che andranno a introdursi nelle liste competitive e non ne usciranno più per diversi anni. Io sono Simatrix e vi do il benvenuto in Non siete pronti ad Age of Overlord. Questo canale è sponsorizzato da Fantasia Store. Acquista Funko Pop, manga e giochi di carte con il codice sconto SIMATRIX5. E inoltre, questo canale è sponsorizzato anche da Card Trader, un sito di compravendita online di carte Yu-Gi-Oh!, Pokémon e Magic, nel quale se ti iscriverai utilizzando il mio link avrai 2 euro gratis sul tuo conto. Link in descrizione. Al momento di registrazione di questo video abbiamo comunque dei dati mancanti. Non sappiamo le rarità, non sappiamo le TTG exclusive, tantomeno non sappiamo nulla sulla seconda ondata di Testina, l'archetipo esclusiva TCG introdotto in precedenza con Dune. Ma nonostante ciò abbiamo le informazioni dataci dai giocatori giapponesi, dai giocatori orientali, perché si parla anche di cinesi qua, e tutti gli eventi OCG avvenuti negli ultimi mesi dal rilascio di questo box. E vi devo dire che è uno di quei box che non si può saltare. Infatti non sto dicendo che dovete ordinare immediatamente un case, anche perché è un bel investimento, ma sicuramente tante singole verranno comprate ai giocatori competitivi. Iniziamo col parlare del supporto che ha scosso molto la community al suo rilascio e che per molti renderà un certo mazzo tier 0, ovvero Arias, un nuovo supporto Labyrinth che ti permette in effetto rapido durante la main phase di qualsiasi giocatore di andare a scartarsi da mano, terreno a cimitero per andare a settare una carta dalla tua mano sul terreno e attivarla anche in quel turno. Inoltre tornerà sul campo appena l'avversario attiva qualcosa in risposta a carte Labyrinth. Il primo effetto è quello che ha spaventato tutti, perché tutti abbiamo pensato: cavolo, adesso a turno 0 mi beccherò la di barrier, adesso a turno 0 mi beccherò il virus. Certamente per il virus richiede una certa mano, però il solo fatto che possa avvenire fa paura, un po' come Avnis che andava a millare nome Tirlamens e mostro Shaddle per fare wind a turno 0. Però effettivamente in OCG non è successo quello di cui ci stiamo preoccupando. Infatti non c'è nessun tier 0 Labyrinth, non è neanche tier 1 e neanche lo gioca Arias a momenti. Infatti Labyrinth in OCG puro non gioca Arias, perché è una carta abbastanza situazionale, non sempre aiuta. L'unico mazzo che gioca Arias è Labyrinth Unchained, una versione di cui avrete sentito parlare se avete bazzicato negli ultimi tempi su internet, perché si stava iniziando a sperimentare con Unchained per renderlo un po' più viabile rispetto a quello che già è, che è un tier 1, cavolo, però vabbè, ovviamente la deck theory aumenta, più giocatori ci sono che giocano un certo mazzo, e la gente è arrivata alla conclusione che effettivamente è una variante che può funzionare, e con Arias diventerà molto più funzionale, perché in Labyrinth Unchained è importante avere della presenza sul campo, quindi avere la possibilità di attivare carte come il Big Welcome o semplicemente il Welcome durante il turno dell'avversario ci permette di avere già un mostro demone sul campo. E se l'avversario lo negasse, cosa succede? Beh, ci andiamo a recuperare Arias, quindi in ogni caso abbiamo un demone sul campo, cosa che è vitale per Unchained, perché ha bisogno di 2 demoni per fare il suo Yama, che poi gli fa partire tutto il lato Unchained. Quindi praticamente questa carta è super fair, anche divertente da un certo punto di vista, almeno questo è quello che ci raccontano gli OCG player. Da noi verrà giocata in modo più tossico? E giocarla in quel modo tossico effettivamente aiuterà il mazzo a essere più forte, però è anche vero che in OCG hanno Red Reboot, quindi non si sa. Il potenziale sia di tossicità che di forza in sé della carta c'è, per me è garantito che Unchained Labyrinth avrà della rappresentazione nei futuri WCS. Ma passiamo a qualcosa di più generico, qualcosa che verrà giocato da davvero tanti mazzi, ovvero l'engine di Abel Star. Esso è formato solitamente dal 3x della magia rapida, monocopia di Snake Eye e della monocopia della strega oscura. Ma attenzione, per la strega oscura alcuni la giocano in 2x, altri in 3x, dipende da quanto questo engine aiuta il tuo deck. Il come funziona è molto semplice.
Infatti la rapida in draw phase ti cerca la strega oscura. La strega oscura si evoca mandando una carta da mano terreno a cimitero. Su special setti la Snake Eye e con la Snake Eye mandi un'altra carta ai controlli per evocare specialmente qualsiasi livello 1 fuoco dal deck. Ci sono davvero tante cose che però questo engine fa oltre a quello che vi ho descritto. Infatti la rapida, essendo rapida, si può anche attivare in draw phase, come detto, quindi vai a evitare i draw, ma soprattutto ha un effetto al cimitero che si banna, ti ricicla la magia Snake Eye e peschi uno. È davvero tanta tanta roba, perché ti va a coprire il costo di questo engine, che effettivamente tanto costoso non è. Inoltre ci sarebbe anche un'altra variante, giocata in mazzi un po' più scarsini, che ti va a portare la trappolina, che è un Omni Negate. E non è un Omni Negate su attivazione, ma è un negate di carte scoperte, un po' come l'Abyss all'interno di Arcidemone Drago Rosso. Quella che va di più è ovviamente quella che ti fa evocare specialmente un livello 1 fuoco da deck. E in OGG ha avuto varie applicazioni, possiamo dire. In Tierlaments e in altri mazzi che hanno bisogno di Chaos Ruler, ovviamente portavi Jet Synchron. Adesso però neanche in OGG si potrà più fare sta giocata, e da noi, volendo, si potrebbe portare comunque l'Abyss Rovente, però dubito sia effettivamente qualcosa di così spaventoso da essere citato in un discorso competitivo. In Rescue Ace ti porta l'idrante, e dal rilascio di questo engine Rescue Ace è tier 1 solido in OCG. Infine abbiamo anche Fire King, una strategia che sta vedendo successo nelle ultime settimane dell'OCG, perché è uscito da poco lo Structure, e ti può portare il nuovo livello 1 che fa partire tutto. Ovviamente va a supportare tanti mazzi diversi, come detto prima, quindi va a supportare Altergeist, Volcanic, Laval, Infernoble, Infernoid, TG, Evolitile, Snake Eye, che purtroppo però non ha visto grande successo in OCG, e sinceramente anche con il testing lo trovo troppo troppo fragile, e anche con Salaman Great, seppur comunque la gente preferisca giocare Salaman Great puro che con questo engine, perché voglio dire che livello 1 ti porti la talpa. Ma se voi pensate che l'engine finisca qua, beh, vi sbagliate. Infatti io ho messo un secondo effetto di questa magia. Infatti dal cimitero, nel turno in cui non hai attivato il primo effetto, ti permette di cercare un livello 1 fuoco qualsiasi da deck, quindi anche la nostra cara e amata Kurikara. Kurikara è letteralmente l'out per davvero tantissime strategie, e avere la possibilità di giocare qualcosa che te la porta in modo abbastanza semplice, perché voglio dire, mandare carte da mano a cimitero o da terreno a cimitero non mi sembra qualcosa di impossibile, è davvero tanta roba. Tuttavia questo engine non è la cosa più generica che abbiamo in questo set. Infatti abbiamo un nuovo Xyz, Stellar Nemesis Typhoon, l'anti-Zeus per definizione. Un rango 12 che si fa se l'avversario nel corso di questo turno, nel precedente, ha evocato almeno due volte da extra, e andiamo a utilizzare come materiale da sovrapposizione un nostro mostro con l'attacco più alto. Questo mostro, quando è sul campo, spegne, e con spegne non intendo dire che fa Dark Ruler, ma non permette di attivare gli effetti ai mostri con 3000 o più attacco, e in effetto lento, una volta per turno, puoi staccare uno per rimbalzare un mostro sul terreno. Una carta decisamente forte, ha obbligato molti giocatori CG a averla nell'extra, però comunque ha una restrizione grande. Infatti nel turno in cui la evocherai per facilitazione, quindi sempre così, non potrai effettuare ulteriori evocazioni normali o speciali, rendendola quindi molto restrittiva e decisamente meno impattante rispetto a uno Zeus quando uscì all'epoca. Però di certo è una carta che è molto popolare in OCG, e quindi potenzialmente verrà giocata da tutti anche qui, anche perché il rimbalzino non bersaglia, quindi capite perché è comunque abbastanza potente. Tuttavia non è nulla in confronto alla SP Little Knight. Si parla di un Link 2 guerriero che si fa con due mostri con effetto. Questa carta, se evocata Link utilizzando come materiale un fusione, un sincro Xyz o Link, andrà a bandire una carta da cimitero o terreno avversario, e inoltre appena l'avversario respira bandisci due mossi sul terreno fino all'end phase, dove almeno uno di essi sia sul tuo campo. Quindi questo vuol dire che questa carta è un doppio removal con IP mascherina, quindi tanta tanta roba. Certo il secondo è un po' temporaneo, ma comunque è tanta roba, perché voglio dire, basta quello per fermare l'avversario.
e inoltre ti permette anche di giocarla per proteggerti da roba come Impermanence, Veiler, effetti che targettano. È una carta che viene giocata indistintamente da tutti i mazzi. Infatti non solo i mazzi che fanno EP mascherina, ma anche i mazzi che non fanno EP mascherina. Perché metti caso che ti fermano tutta la combo, fai la SP Lidl Knight e togli i problemi dal cavolo. Infatti anche mazzi come Labyrinth, mazzi che non vanno a giocare troppi mostri, certe volte dicono, cavolo, sono un SP Lidl Knight da vincere, quindi è interessante, anche perché è una bella interruzione. Ma non finisce qua. Infatti abbiamo supporti per vari archetipi, tra i quali abbiamo Mannadium, una strategia che fa di più in TCG che in OCG, e in OCG ha detto qualcosina ina, però da noi potrebbe dire qualcosa e quindi essere almeno considerabile come mazzo, visto che molti lo ignorano tutt'oggi. Questo nuovo supporto per Mannadium è assurdo, infatti abbiamo Synchro 6 Tuner che reborna Tuner di livello 2 e poi modula i livelli dei Tuner rendendoli tutti di livello 2 e poi un nuovo Visas, Samsara, che è un livello 4 Tuner che rimischia i Visas che abbiamo al cimitero banditi per evocarsi specialmente. Inoltre è considerabile anche come non Tuner, quindi tanta tanta roba. C'è potenziale per questi supporti per rendere il mazzo un po' più buono e soprattutto più resiliente contro le entrap, però comunque in OCG non ha fatto perché Max C rende consistente tutte le entrap all'interno del gioco e quindi ok, ottimi supporti, ma basteranno? Probabilmente in TCG sì, almeno per fargli dire qualcosa. In OCG però abbiamo un mazzo che era in pensione da tanto, ovvero Pendulum Magician. Infatti nonostante Max C sia 3, Pendulum Magician ottiene nuovi supporti grazie ai supporti Zark, che ovviamente fanno anche da copertina a questo set. Perché sono così forti i nuovi supporti? Perché abbiamo il livello 7 che si cala da solo, ti porta una trappola che lo toglie e ti fa evocare Zark nel turno dell'avversario. E Zark, signori, si parla di un mostro intargettabile, indistruttibile, con 4000-4000 attacco difesa e su summon spacca tutta la board avversaria. Mostri, magie, trappole, bambini, Zoro, tutto. Quindi è davvero tanta tanta roba e sicuramente renderà Pendulum molto più resiliente a entrap e certo perderà comunque male da shifter perché non puoi giocare il mazzo sotto shifter, però contro anti-spell non abbiamo più problemi, non abbiamo neanche il bisogno di fare 5 summon per giocare, certo è meglio portare più roba però molti non fanno 5 summon se non si possono garantire barone e barone la puoi fare con una pendolata, infatti basta l'armonizzante che porta il goffo drago che poi ti fa barone. Quindi alla fine questo mazzo ha davvero tanto potenziale. Altro mazzo con potenziale è TG. Infatti nonostante TG non abbia detto nulla, ma proprio zero in OCG, è un mazzo che a livello di TCG secondo me potrebbe dire la sua. Proprio a livello di engine è tanta roba, perché oltre ad avere una sinergia con Diablo Stellar e anche volendo con Adventure Token, e che ricordo loro hanno grifone bannato, noi no, abbiamo un sacco di carte che fanno doppio search, una carta che ci fa fare normal addizionale con tanto di search, abbiamo un mostro che evoca da deck, insomma abbiamo tanti supporti interessanti, soprattutto un Synchro 5 che fa Soul Charge. Il problema principale di TG è che non ha un boss degno di questo nome. Che è un problema, in realtà è proprio una roba a livello di card design, perché non si sa il motivo, TG non ha mai avuto un boss che tu dici cavolo è forte. No, sempre dei pirla che si bandiscono da soli, boh. Ma chiudiamo il video odierno con forse l'engine più preoccupante a lungo andare che uscirà in questo set. Ovvero Horus, un mazzo indubbiamente forte che ha una continua che gli permette di fare 4 volte di fila una foolish di livelli 8 che si specialano da soli se abbiamo questo sarcofago e quindi ci permettono di fare numero 90 prima della quinta, quindi Nibiru, Droll non siete un problema. In secondo luogo può portarci anche roba come numero 38, in terzo luogo i mazzi come Tirlaments e questo penso che avrà degli effetti all'interno del TCG, ti permette di fare il vampiro che 1004, non so se l'avete sbustato nei teen, però comunque è una carta dannatamente forte, anche perché è reborn, quindi ti permette di scombare, millare 4, e quindi diciamo che è un secondo Chaos Ruler adesso. In OCG non ha avuto risultati, perché non c'è nessun mazzo effettivamente che ne beneficia troppo, e chi lo fa, diciamo che è un mazzo un po' troppo scarso per essere giocato all'interno di una competizione un po' più seria,
Horus alla fine non è altro che supporto Tirlamenz, e dopo la dipartita di Kastira è potenzialmente una vera minaccia per il gioco di nuovo. Certo, non è qualcosa di tier 0, è un mazzo comunque fair, cioè certe volte muore comunque di Ashe e questo engine muore di Ogre. Ci sarebbe da parlare anche di Shinobird, Alieno o dei nuovi supporti Nubel, tante cose davvero molto fighe che però ho sperimentato e sono rimasto un po' deluso, e quindi non c'è niente che vi posso condividere purtroppo. Spero che questo brainstorming vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace se volete supportare il canale e se volete assolutamente contenuti simili in futuro, anche perché penso che per un po' di tempo, e certo per la serie della storia del gioco, andrò a portare più contenuti a livello competitivo rispetto al solito, concentrandomi quindi sull'allenarmi nel mentre vi informo per il YCS di Bologna, che magari, ecco, un result decente lo vorrei fare, anche perché sarebbe molto figo farlo, no? Quindi, detto questo, ci vediamo al prossimo video, arrivederci.